uno degli aspetti più importanti della vita del ricercatore è la possibilità di svolgere parte della propria attività di ricerca all'estero. Questo è quello che mi ha caratterizzato per 2 anni, in quanto ho lavorato a Boston sotto la supervisione del professor Pierpaolo Pandolfi, cercando di capire le relazioni funzionali tra diverse specie di RNA codificanti e non nel cancro. L'esperienza americana è stata per me estremamente importante, in quanto mi ha permesso di cambiare, di ampliare la mia visione su come si fa ricerca in ambito competitivo e con ricercatori di natura multidisciplinare. Adesso, grazie al finanziamento AIRC Startup Grant, posso portare da Boston molte delle conoscenze acquisite qui in Italia, in particolare presso l'Università di Torino, dove oggi si è instaurato il mio nuovo gruppo di ricerca. Un gruppo di ricerca estremamente giovane, l'età media è sotto, possiamo dire che è sotto i 30 anni, ma tutti lavorano con estrema passione e determinazione. Mia moglie, anche lei, è ricercatrice, lei è venuta con me a Boston, questa è stata una delle grandi fortune che ha avuto, in quanto non è comunque facile lasciare la propria famiglia, i propri cari. Tutti pensano che noi scienziati viviamo esclusivamente in laboratorio. Questo in parte è vero, ma tutti noi abbiamo delle piccole e grandi passioni. La mia, per esempio, è l'acquario. Ho anche un acquario costituito non solo da pesci marini, ma anche da coralli. È bello quindi ogni sera ritrovarsi a casa e stare tutti seduti a tavola, racchiusi in questa atmosfera molto tranquilla, pacifica, rilassante, data proprio dai pesci dell'acquario.